Buon pomeriggio dalla redazione di Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede la cronaca e vede una notizia tragica, un altro incidente mortale avvenuto in provincia di Brescia, in questo caso ad Offlaga, a perdere la vita un uomo che è stato travolto da una motocicletta mentre si trovava in strada nella notte con il suo monopattino elettrico. Tragedia nella notte a Offlaga, dove un uomo di 38 anni è stato travolto e ucciso mentre viaggiava con il suo monopattino elettrico in via Don Giuseppe Fondrieschi. Era da poco trascorsa la mezzanotte quando è avvenuto l'incidente mortale. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la vittima di origini egiziane sia stata colpita da una motocicletta. L'uomo è stato sbalzato violentemente a terra e sarebbe morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti a Offlaga con ambulanza e automedica. Il guidatore della motocicletta, un uomo di 43 anni, è rimasto ferito nella caduta ed è stato trasportato in codice giallo alla poliambulanza di Brescia, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le indagini per ricostruire la dinamica e attribuire eventuali colpe sono ora nelle mani delle forze dell'ordine intervenute nottetempo. Intanto, nelle scorse ore, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di convalidare gli arresti dei quattro ultras che sono stati per il momento identificati per i disordini avvenuti a Rigamonti a seguito di Brescia-Cosenza, ma la Digos assicura che le indagini proseguono. È stato convalidato l'arresto dei quattro tifosi fermati nei giorni scorsi a seguito dei disordini avvenuti al termine della partita del Rigamonti fra il Brescia e il Cosenza, costata alle rondinelle la retrocessione in Serie C dopo 38 anni. I quattro ultras sarebbero stati individuati grazie all'utilizzo delle telecamere e quindi arrestati 48 ore dopo gli scontri. Inizialmente erano stati posti agli arresti domiciliari, ma ora il GIP con la convalida ha disposto per tre di loro il divieto di dimora a Brescia essendo residenti in provincia. E per uno che invece risiede in città, l'obbligo di firma. Potrebbe però essere soltanto l'inizio, poiché la Digos continua a indagare e a raccogliere quante più informazioni possibili per individuare gli altri responsabili dei disordini, tanto all'interno quanto all'esterno dello stadio cittadino. Cambiamo argomento, passiamo alla politica. È conclusa pochi minuti fa la prima seduta del Consiglio Comunale di Brescia per l'amministrazione a guida Laura Castelletti, una seduta che, come sempre, quando riguarda appunto la prima, riguarda diciamo così, un modo più formale per insediare quella che è la nuova amministrazione, tanti passaggi legali, fra cui quello forse più interessante è l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale. Allora dovrebbe esserci ancora collegato il nostro direttore Paolo Bollani dall'aula consigliare di Palazzo Loggia con un ospite, lo ascoltiamo. Sì, Francesco, allora, primo consiglio comunale questa mattina per in parte molto tecnico, in parte invece sicuramente più mediatico e più emotivo. Allora, la parte più emozionale è stata il giuramento della sindaca Laura Castelletti. L'altro punto importante, fra l'altro anche politico, l'abbiamo scritto in questi giorni, è stata l'elezione invece del presidente del consiglio comunale e poi la presentazione della giunta al consiglio, perché la giunta fino ad ora era stata presentata alla città, è stata presentata nella cornice del Teatro Grande, l'avevamo trasmesso anche noi in diretta, però la formalità voleva che fosse presentata anche a tutti i componenti del Consiglio Comunale qui nella sala consigliare. Con me c'è il presidente, il neo presidente del Consiglio Comunale, Roberto Rossini. Allora, l'accordo trovato nelle scorse ore all'interno del PD, qui quindi stamattina tutto come era previsto. Innanzitutto un po' la sua emozione, il suo pensiero. Sì, sono molto emozionato. Quest'aula ha visto la presenza di persone di straordinaria importanza, anche della mia formazione. Penso a Trebeschi, penso a Martinazzoli, ma poi amici come Paolo Corsini, Emilio Del Bono, assessori, consiglieri comunali. Penso che quest'aula trasudi intelligenza, trasudi passione, trasudi anche una capacità di gestione che va bene, a volte non va bene. È un'aula importante. Quindi sì, sono emozionato, ma sono soprattutto onorato perché credo che questo sia un ruolo decisivo nel fare mediazione e la mediazione è l'essenza della politica. Dicevamo, sì, è una sala carica di significato, ma poi insomma, il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale è davvero
fondamentale in certi passaggi dell'attività politica e amministrativa? Sì, io credo che abbia due grandi ruoli, uno interno di mediazione tra le diverse anime della politica cittadina, gli elettori si sono espressi, qualcuno ha votato la maggioranza, qualcuno ha votato l'opposizione, quindi la capacità interna anche di mediare tra diversi partiti, liste, credo sia importante, però c'è anche una dimensione esterna, perché c'è tutta una città che ha paure, desideri, sogni, riflessioni, impegni, attività e credo che sia importante non far mancare la voce dell'istituzione anche nei luoghi di tutta la città. Cercherò di essere un presidente che sta dentro, certo, il palazzo, perché questo è il ruolo che mi è stato attribuito, ma cercherò anche di stare fuori, di accompagnare la città, di tenere l'istituzione sempre vicina ai cittadini. Grazie e buon lavoro. A voi. Grazie a Roberto Orsini, quindi neo presidente del Consiglio Comunale di Brescia. A Francesco, ti ricedo la linea e ci sentiamo poi nell'edizione della sera. Grazie mille direttore, allora la seduta completa, il video della diretta lo trovate ovviamente sulla nostra pagina Facebook e poi lo troverete nei prossimi giorni anche in onda qui su eLive, vi faremo sapere quando anche per assistere a questo primo passaggio ufficiale della nuova amministrazione guida Laura Castelletti. Cambiamo ora decisamente argomento, ci occupiamo di ambiente con una dura presa di posizione, o meglio un allarme lanciato da Coldiretti Brescia in merito al consumo di suolo. Brescia è a rischio, dicono da Coldiretti, bisogna salvaguardare il terreno agricolo. Il territorio bresciano è a rischio, è questo l'allarme lanciato da Coldiretti Brescia che spiega di come a causa di cementificazione e abbandono la provincia di Brescia abbia già perso 50.022 ettari di suolo, più di 307 ettari solo dal 2020 al 2021 secondo i dati ISPRA. È necessario difendere il nostro terreno fertile, sottolinea Coldiretti Brescia, perché solo così possiamo salvaguardare la sicurezza del nostro territorio e il nostro patrimonio agricolo. Sempre secondo i dati ISPRA, in Lombardia oltre 4 comuni su 5, l'84,6% del totale, hanno parte del territorio in area a rischio di dissesto per frane e alluvioni. Per quanto riguarda il bresciano, ben l'8,3% del suolo è a rischio frana molto elevato o elevato, mentre il 7,9% del totale è a elevata pericolosità idraulica. Secondo Coldiretti, le vie per arginare questa problematica passano da una razionalizzazione delle infrastrutture viarie con una pianificazione complessiva, dalla creazione di un sistema di invasi e dalla digitalizzazione e innovazione del settore agricolo per ridurre costi, sprechi e impatto ambientale. Con l'arrivo della bella stagione, si spera anche del bel tempo, lo scopriremo fra poco, cominciano anche nel nostro territorio a sbocciare, a rifiorire quelle che sono le classiche feste, non solo negli oratori ma anche delle tante associazioni che rendono viva Brescia e la sua provincia. Ne presentiamo quest'oggi due che avvengono proprio in questo fine settimana, la prima è quella di Brescia Soccorso. È una 4 giorni che ha molteplici scopi, il primo scopo è quello di tornare a respirare, tornare a divertirsi dopo 3 anni di fatica. E il secondo scopo è quello di un po' farci conoscere all'interno del quartiere di Chiesa Nuova, che è la nostra nuova casa da due anni. E infine anche per cercare di raccogliere qualche fondo, che non fa mai male, che ci serve, e anche magari entusiasmare un po' le persone perché tornino a fare i volontari, ci raggiungano per fare i volontari. Quindi sono 4 giorni dove non mancherà la musica e c'è anche lo sport. C'è musica, ci sarà lo sport, c'è il trofeo dedicato a Luigi Piva, che era un nostro volontario che è mancato, ed è un torneo di calcio a 7 tra associazioni di volontariato. Non manca la parte conviviale, ci saranno gli stand gastronomici, ci saranno le salamine, i casoncelli. Diamo l'appuntamento? L'appuntamento è per l'8 dopodomani fino all'11 tutte le sere dalle 20 all'oratorio di Chiesa Nuova in via Fura. E tutti i dettagli li trovate ovviamente sul nostro quotidiano online www.brescia.tv, dove trovate anche tutti i dettagli di un'altra festa che si tiene questa volta solo sabato e domenica alla casa Ronald McDonald di Brescia, che compie, pensate, 15 anni.
Innanzitutto una bellissima festa, è una festa organizzata per una raccolta fondi appunto per sostenere questa casa qui che esiste dal 2008 a Brescia. È una casa dove ospitiamo famiglie con i bambini ricoverati presso l'ospedale civile. È una festa di 2 giorni, il tema della festa quest'anno sarà Happy Days, quindi se si può venire vestiti a tema sarà fantastico, e ci sarà tutto un discorso. Si partirà sabato dalle ore 18 fino alle 23 e domenica dalle 18 alle 23. Ci sarà lo stand gastronomico, ci saranno i gonfiabili per i bambini, ci sarà il popcorn, ci sarà il gelato, ci sarà tutto quello che serve per fare questa bellissima festa. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i sostenitori, tutte le associazioni che comunque tutti gli anni quando organizziamo questa festa ci aiutano. Dove? In via Val Barbisona numero 9, zona Costa Lunga. È una bella festa, è sempre stata bella, lo sarà anche quest'anno, e porta alla luce uno sforzo organizzativo e di ospitalità molto grande che Ronald McDonald offre alle famiglie che portano qui i loro bimbi in cura all'ospedale civile. Un lavoro che è reso possibile da questa grande organizzazione che si è avvalsa all'inizio della disponibilità della nostra Casa di Dio, della Fondazione Casa di Dio, di mettere a disposizione la struttura che naturalmente hanno migliorato, ristrutturato e messo a disposizione. Quindi è un grazie anche della città per questa realtà che fa Brescia anche più ospitale. Ora una notizia economica in collaborazione con Italpress: la situazione a maggio della bolletta del gas, tanto ne abbiamo parlato nello scorso inverno, consumi stabili ma stabili anche i costi nonostante il prezzo del gas sia diminuito. Scopriamo perché. Sostanziale stabilità per la bolletta del gas a maggio della famiglia tipo in tutela, ovvero con consumi medi di 1400 metri cubi annui. Fa segnare meno 0,2% rispetto ad aprile. Secondo quanto rende noto l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, nonostante un prezzo medio all'ingrosso nello scorso mese in forte riduzione, la stabilità della bolletta tiene conto del graduale azzeramento degli sconti che nell'ultimo anno sono stati previsti per compensare i forti rincari. L'aggiornamento complessivo per i consumi del mese di maggio rispetto al mese precedente è dunque determinato da un calo della spesa per la materia gas naturale del 13,2%, controbilanciato dall'aumento degli oneri generali, che salgono del 13%. Invariata la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. La spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno da giugno 2022 a maggio 2023 è di 1.514 euro circa, al lordo delle imposte, meno 6,7% rispetto ai 12 mesi dell'anno precedente. E come promesso ora diamo uno sguardo anche al meteo, cerchiamo di capire la situazione dei prossimi giorni e con un auspicato miglioramento nel fine settimana, ma forse non durerà. Si nota ancora qualche nuvola sull'Italia, effettivamente il sud Italia attraversato dalla coda della perturbazione che ieri interessava il nostro paese, e poi abbiamo ancora molta variabilità nelle zone interne dell'Italia centrale e all'estremo nord-est. In effetti nelle prossime ore nuove equazioni temporali interesseranno un po' tutta la fascia alpina-prealpina, dato potrebbero scendere localmente anche verso le vicine zone pedemontane del nord-ovest, e poi temporali sulla dorsale appenninica e nelle regioni meridionali, Sicilia, Calabria, Basilicata, Bassa Campania in particolar modo. Però si va verso un parziale miglioramento. La pressione atmosferica tenderà ad aumentare un po' sull'Italia, però in realtà le vere zone di alta pressione, quelle potenti che proteggono dall'arrivo delle perturbazioni, si trovano sul nord Europa, e quindi un po' di variabilità, un po' di instabilità sarà ancora possibile, ma con fenomeni però più pomeridiani e confinate le zone montuose. Quindi davvero un parziale miglioramento si affaccerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fine settimana con l'alta pressione che comincerà a imporsi un po' di più sulle nostre regioni meridionali, ma il centro-nord che ancora vedrà condizioni di variabilità e di instabilità. Addirittura già vi anticipo che settimana prossima al centro-nord avremo ancora a che fare con acquazzoni temporali. Insomma, per l'estate bisogna aspettare ancora un pochino. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
Ormai manca davvero pochissimo, pochissimi giorni alla partenza della Mille Miglia 2023 e anche quest'anno non manca la Mille Miglia solidale, un appuntamento che ormai possiamo definire quasi tradizionale, sicuramente bellissimo, una macchina speciale dei Lautari, la famosa e celebre ormai cooperativa del Bresciano che ieri è stata presentata in Regione Lombardia, darà la possibilità a due ospiti di questa comunità di vivere un'esperienza unica. Ma questo progetto è un'iniziativa molto importante per dare un'esperienza ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi, penso chiunque, non abbia mai avuto la possibilità di partecipare alle Mille Miglia. È un percorso anche per far vedere quello che è il proprio futuro, un riscatto sociale vero e proprio. È una bella iniziativa, la corsa più bella del mondo e viene data a ragazzi che si stanno impegnando nel loro percorso, perché i nostri ragazzi che attualmente parteciperanno alle Mille Miglia da 5 anni che sono in programma da noi, stanno portando avanti delle grandi responsabilità, hanno riscattato la loro vita e nello stesso tempo hanno l'opportunità di poter fare dei progetti, partecipare a dei progetti come quelli della Mille Miglia. Ma è un progetto meritorio, un progetto lodevole, un progetto che l'amministrazione regionale apprezza particolarmente perché proviene da una comunità che è sostenuta da proprie risorse, che ha fatto tantissimo per il territorio bresciano in 30 anni di attività, recuperando tantissimi ragazzi e riportandoli sulla retta via. Un grande grazie alla cooperativa Lautari Onlus che ha dedicato questo progetto di inclusione sociale che va a salvaguardare i giovani dall'emarginazione e dall'allontanamento dalla società, quindi un progetto che li coinvolge per una corsa storica, la Mille Miglia, dove ci sarà un guidatore e poi ci saranno dei navigator, quindi questi ragazzi che potranno essere coinvolti in un progetto di inclusione ai massimi livelli. Proseguiamo con la pagina sportiva, ricca quest'oggi di novità o per meglio dire ufficialità. Partiamo dal calcio e da quelle che è stata la comunicazione arrivata nella serata di ieri sul sito ufficiale del club. Fuori Giorgio Perinetti dalla dirigenza sportiva del club, dentro invece un ritorno come Renzo Castagnini. Mancava solo l'annuncio che è arrivato in serata, cambio sulla poltrona di direttore del Brescia Calcio con un avvicendamento che ormai era atteso da qualche giorno. Ai saluti Giorgio Perinetti, al suo posto Renzo Castagnini. Brescia Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il direttore Perinetti Casoni Giorgio, leggiamo sulla nota della società. Il club ringrazia il direttore per il lavoro svolto in questa difficile stagione e gli augura buona fortuna per il proseguo della carriera. E subito dopo l'annuncio del suo sostituto. Brescia Calcio è lieta di comunicare che, per la prossima stagione sportiva, sarà inserito all'interno del proprio organigramma societario il signor Renzo Castagnini in qualità di direttore sportivo. Bentornato direttore. Castagnini è infatti una vecchia conoscenza di Brescia, dove ha ricoperto il medesimo incarico dal 2015 al 2017. Successivamente è passato da Palermo, dove in tandem col Baldini ha riportato i siciliani in Serie B prima di dimettersi nel 2022. A ottobre dello stesso anno firma con il Perugia, salvo poi dimettersi poche ore fa a seguito della retrocessione in Serie C. Oggi il ritorno alle rondinelle. E tante tantissime novità sono arrivate anche in seno di Pallacanestro Brescia. Nel tardo pomeriggio di ieri Mauro Ferrari, l'amministratore delegato di Germani Trasporti, ha tenuto una conferenza stampa a Fiume in cui appunto ha dato diversi annunci, più importanti dei quali riguardano non solo le conferme ma anche i rinnovi di contratto per il coach Alessandro Magro e per Amedeo Della Valle. E una notizia un po' meno bella magari per i tifosi è la non partecipazione alla prossima stagione all'Eurocup. Per la stagione prossima il nostro coach sarà Alessandro Magro, in quanto avevo detto che avevamo un progetto triennale da portare avanti. È giusto che questi ragazzi abbiano l'opportunità di finire o terminare un progetto che però vi devo dire è l'ultimo anno che lavoreremo insieme su questo progetto. Però ieri, parlando col coach, ci siamo trovati molto d'accordo su alcune sistemazioni da fare per l'approntamento del prossimo roster. Ci siamo trovati d'accordo su come muoverci, su che tipo di impostazione dare alla stagione prossima, il che mi ha portato
a confermare il COC qualora ce ne fosse bisogno, ma abbiamo siglato un accordo, un nuovo contratto di 2 anni più 1. Abbiamo, perché c'è qua Amedeo oggi? Perché Amedeo ha deciso, abbiamo deciso di siglare un contratto triennale prossimo anno, dove punteremo molto su quello che sarà la Supercoppa, su quello che sarà la Coppa Italia e quello che sarà il campionato. L'Eurocup non la facciamo perché non ce la siamo guadagnata sul campo, perché siamo arrivati in una posizione di classifica che non ci permette di fare l'Eurocup se non attraverso una wild card che abbiamo ritenuto opportuno, sentito il Consiglio, confrontatoci all'interno del Consiglio, abbiamo ritenuto opportuno lasciar perdere la wild card. Finisce qui questa edizione del telegiornale, ma tutte le notizie le trovate in continuo aggiornamento su livebrescia.tv, il nostro quotidiano online, dove se volete, oltre alle ultime news, eccolo qua, trovate anche la diretta in streaming di Elive e anche i banner per accedere e iscrivervi ai nostri canali Telegram, Elive Brescia News ed Elive Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, l'informazione in TV torna come sempre questa sera a partire dalle 19 e nel frattempo me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione Elive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.